La bellezza del donare è l'importanza di vivere, è la gioia di riscoprire l'altro, di scoprire il bello della vita. Mi sembrò così lungo quel viaggio verso una nuova meta. Un paese sconosciuto mi aspettava, anzi ci aspettava. Gli occhi assorti dietro il finestrino a guardare le montagne che si ergevano maestose. Nell'immensa distesa di pascoli, invasa da un tumulto di emozioni, paura, tristezza, rabbia, ansia, come un vestito che vorresti cambiare, ma non hai nessun motivo che ti spinge a farlo. Piacere, io sono Rosalinda, vengo dalla città. Io sono Marienda, vengo da Pagliaria. Piacere. Piacere mio. Siamo qui, aspettiamo l'ingresso in struttura, siamo emozionatissime di questo ingresso. C'è una bella aria oggi, è vero? C'è una bellissima aria. Pura, bella, pulita. Sì, c'è un cielo diverso, meraviglioso. Sì, il cielo... Da una vista da qua è bellissimo. Ragazzi, prima di andare in struttura vi porto a fare un giro per Cimin, dove tra l'altro è stato anche girato il film del Gattopardo e c'è anche il museo. Sì, sì, andiamo al centro storico, così vi facciamo vedere la matrice e questo museo prima di andare in struttura. Forza, va bene? Parte. Andiamo? Andiamo, andiamo. Venite, lasciate le valigie e giriamo la struttura. Spero vi troverete bene. Com'è andato il viaggio? Non a giocare fuori. Sei pronto a perdere. Finisci bambino. Vuoi venire a giocare con noi? A che signora Pesciottese? Anzi, venitemi ad aiutare. Eppure non mi sarei immaginata di provare così tanta sofferenza dentro di me e una voce silenziosa che vorrebbe esplodere. Ho una famiglia che mi ama e mi sento fortunata. Vorrei viverlo quel cielo che sta là fuori della finestra di casa mia. Eh sì, casa mia, ma per me non è più un luogo in cui mi sento me stessa, dove sto bene. Vorrei essere uno di quei personaggi dei libri
che mi leggeva mia nonna quando ero piccola. Ah, quanto era bello essere piccoli. E ricordo ancora quella casa, un giorno piccola, a quanto era bello essere piccoli. E ricordo anche quella frase, un giorno sarai libera, e io lo so che quando lo sarai penserai che per un secondo a sorridermi. Buongiorno. Buongiorno, Mariella. Scusa, ma ti chiami Rosalinda? Sì, Rosalinda. Come mia nonna, mia nonna. Che mia nonna è morta, però. Mi dispiace. E oggi ho dovuto compiere gli anni. Anch'io compio gli anni. Ah, allora possiamo organizzare una festicciola. Non amo le festicciole. Vabbè. Che bella che era mia nonna, era sempre elegante, fine. Comunque. Un giorno io non ci sarò più. Ma tu crescerai con la forza di un leone e volerai con le tue stesse ali. Sarai una donna libera di decidere e di agire. Ricordati che sei una roccia, ma senza la tua goccia non manca qualcosa. È arrivato il momento di lasciarti andare. Ma cosa è la sua vita? Mi ha detto di organizzare una festa, ma lei non vuole. Potremmo... sai, mi hanno detto che domani è la festa di San Vito, il patrono di Piccinina. E potremmo organizzare la festa lì. Al bar, tutti. E là, ragazzi belli, che state facendo? Che state ordinando? Siamo lì alla festa con la vita. Ah, va bene. Solo che ha dei problemi. Perché? Non vuole. Davvero? Rosalinda? Rosalinda, dobbiamo scendere, dobbiamo andare a fare festa, ecco compleanno. Auni, Rosalinda, come fa questo affronto? Ciao, vattene via! Me ne sì. Rosalinda, andiamo al bagno, ti stiamo aspettando. Ok, noi ce ne andiamo. Ma che succede qua? Rosalinda non vuole uscire. Non vuole uscire dalla sua stanza. Aspetta, allora vediamo, ci provo io. Rosalinda? Rosalinda, dai gli altri che c'è Mariella che ha un regalo per te. Da mangiare, da bere.
Brava, accomodi, accomodi. Dai, vai, sì, vai, sediti. Sedetevi, sedete. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ma lo sapete che ci mi è stato già il film del Gattopardo? Oh, ma noi siamo famosi, perché poi trovo mangiare a festeggiare. E cosa va a puntare? Tutte cose, sono trovato tutte le pedicelle. Vabbè. Io sono finalmente libera, nonna, ti sto pensando.